Ma sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Mi dispiace per il gol, per tutti, perché comunque poi abbiamo raccolto solo un punto contro una buonissima squadra formata da grandi calciatori di ottima qualità. Ma credo che il Teramo sia stato superiore in largo e lungo al Monza. E questo fa onore soltanto ai ragazzi che hanno fatto una prestazione eccezionale. Mi dispiace per loro e anche per i tifosi, logicamente, che non abbiamo raccolto i 3 punti. Mister, in 93 minuti non si è vista la differenza di classifica tra le due squadre. Sì, io parlo di da sempre nel mondo del calcio, ma spesso voglio dire, si parla di organizzazione. Per avere un'organizzazione importante serve la testa, servono le gambe, il cuore e soprattutto l'unità di gruppo. E se riusciamo a capire che uniti possiamo arrivare a grandi traguardi, perché comunque se pensiamo che abbiamo giocato alla pari con tutti. Quindi possiamo perdere e vincere con chiunque, però se siamo organizzati e se riusciamo a mettere in campo quel qualcosa in più dal punto di vista emotivo, credo che dobbiamo essere solo fiduciosi per il futuro. Oggi grande attenzione tattica soprattutto, no? Siete stati ordinati, non ci sono state sbavature, è questo forse che ha cambiato il Teramo rispetto alle precedenti partite. Beh, qualche piccola sbavatura c'è stata. Sul gol, per Beh, esempio, no, no? neanche. Dobbiamo, noi non dobbiamo concedere nulla, abbiamo concesso giocando male, tra l'altro una punizione al Fano e siamo usciti puniti. Oggi abbiamo giocato molto meglio, abbiamo annullato il Monza da un punto di vista tattico, tecnico, ma non voglio parlare di tattica, soprattutto voglio parlare soltanto della prestazione dei ragazzi che è stata eccezionale. Il primo dribbling ben fatto è uno dei pochi cross ben messi in mezzo, è arrivato il gol. Cosa si può fare per aumentare il volume di queste azioni? Beh, credo che ne abbiamo fatti tanti invece di cross. Poi magari ben messi, non lo so quanti, però ne abbiamo fatti tanti. Poi quello del gesto tecnico fa parte della tecnica applicata, quindi noi lavoriamo per questo. Credo che non mi soffermerei su questo, ma mi soffermerei su, anche se poi è l'essenza del calcio, ma mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi che è stata importante. Mister, dopo l'1-1 ti abbiamo visto entrare praticamente in campo a chiedere calma al Teramo. Hai avuto in quei minuti che rimanevano le risposte che cercavi? Sì, anzi, voglio dire, nella mia testa, scusate, nella mia testa la punizione degli ultimi 30 secondi magari avrei preferito gestire la palla che buttarla in aria per far gol, ma invece i ragazzi volevano vincere perché comunque è una squadra che è consapevole di quello che vale e vale molto secondo me. Noi raggiungiamo risultati non per quello che facciamo, ma per quello che sono, ecco, le disattenzioni individuali in campo. Però va bene così, dai.